Quindicesima apparizione, giovedì 1 gennaio 1987. Io sono la regina della pace. Rosario afferma di aver sentito tante altre lingue, ma di essere riuscito a riportare solo quelle suscitate. Io sono Maria, Madre di Dio. Desidero che entriate nel mio cuore con tanta umiltà e tanto amore. Desidero che recitiate ogni giorno il rosario. Desidero che vi comunichiate, che vi confessiate, in modo da essere sempre più degni dell'amore di Cristo. Grande è il dolore di mio figlio, perché questo nuovo anno sarà lo stesso. Ci saranno peccati, ci saranno oltraggi anche alla Chiesa. Non si offenda più il Santo Padre che è già tanto offeso, ma soprattutto Gesù, afflitto dai peccati del mondo. Offrite riparazione con le vostre preghiere, ma che siano col cuore e con la vostra speranza in Dio, nella speranza della sua venuta. Benedite ora e sempre la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché propagatrice di amore e di pace nei vostri cuori. Vi chiedo sempre fedeltà al mio cuore e chiedo alla conversione del mondo che si consacri soprattutto al Sacratissimo Cuore di mio figlio ed anche al mio. Solo il nostro amore vi porterà la pace. Dite spesso la preghiera alle sante piaghe di Gesù, perché con il suo sacrificio sulla croce Egli vi ha dato un'altra vita, vi ha dato la vita unica, vita eterna. Gesù vi chiede amore e viene con misericordia. Chi non lo vuole come misericordia, lo avrà come giudice. Portate sempre l'amore nei vostri cuori, siate sempre più degni del cuore sacro di Gesù. Portate la parola del Vangelo per le strade, in famiglia e in tutto il mondo, perché l'unico faro, l'unica vita e via è mio figlio, il Redentore, il Salvatore, il Vincitore degli inferi nell'infinità dei secoli. Con questo vi voglio dire di invocare sempre lo Spirito Santo, perché sia giusto che tutti gli uomini possano avere in sé un vero compagno fedele, un compagno spirituale, che li possa rendere spirituali nell'amore di Cristo. Ascoltatemi, io sono la vostra madre e so che lo invocate poco. Donerò pace all'umanità solo quando ci sarà il trionfo del mio cuore e così di quello di mio figlio. Sia sempre il Santo Vangelo, verbo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, delle vostre menti, che sia la vostra parola, ma che soprattutto sia scrittura nei vostri cuori. Madonnina, continuerai a venire? Continuerò a venire, e tutto questo per voi, per salvare i miei figli prediletti. E quando verrai? Verrò il primo giorno del prossimo mese. Rosario chiede alcune cose personali alla Madonna e di dare un segno. Darò un segno a prova delle mie apparizioni. Siate sempre benedetti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia sempre il Padre nelle vostre menti, il Figlio nei vostri cuori, lo Spirito Santo nelle vostre anime. Ricordatevi, il mio cuore trionferà. Alla fine dell'apparizione, molti hanno visto il sole muoversi e assumere vari colori dell'iride che si riflettevano dappertutto.